non saprei, certo, se da qui alla fine del giro d'andata sarà impiegato, è normale che per un giovane calciatore l'importante è giocare, però io vorrei anche una rivincita con questa piazza, perché appena arrivato sono stato etichettato come un top player, ma un ragazzo di 20 anni deve crescere, quindi vorrei anche in parte una piccola rivincita. Poi se non ci sarà, le avventure non vanno tutte nel verso giusto. Quindi... Ma Federico, ma ti sei spiegato perché? Hai detto bene, cioè dall'inizio è arrivato con me, insomma, un top player, quant'altro, un anno e mezzo, vari allenatori, ma sei mai riuscito a trovare una tua, non so se collocazione, perché pare che sia stato anche questo un problema, no? Ma se sì. Collocazione che ti chiedi, se ti chiesto perché c'è colpa altrui, colpa tua, non ti sei integrato? Ma no, io non do la colpa a nessuno, e soltanto magari io non sono stato all'altezza della piazza, magari pensavo di venire in una piazza tranquilla, invece Salerno è una piazza dove ci sono tante pressioni, però se andrò via, dico se andrò via, porto di Salerno un gran bel ricordo, comunque ci sono compagni con cui ho legato da 2 anni e dove andrò comunque vado con un lato del mio carattere cresciuto sicuramente, però ho detto sempre sì, poi non si sa mai, dai. Hai un rammarico per non essere all'altezza? No, ancora non sto nella condizione giusta, ci vuole un po' di tempo. Quanto? Cioè, nel senso, ti senti, poi si parla tanto di Benito, delle percentuali, secondo te come stai in questo punto? Percentuali? Per tanto come è andato oggi, come è andata anche domani 40%. Nello specifico come è andata la sera? Punto di vista personale. Abbiamo fatto una buona partita, un campo sicuramente che non è un campo di Cegevola, però abbiamo fatto il nostro, dai. L'ultima, si puntola al campionato, risolvi in campionato. Non so quando arriverà perché la condizione ancora non è dei migliori, però puntiamo a quello. Tallarino, quella di nuovo. Con l'ultimo, buonasera. Abbiamo fatto una buona partita su un campo messo male, pesante. Questo campionato ci giochi per la prima volta dall'anno scorso, è molto peggiorato rispetto allo scorso anno. Un po' sì, ne parlavo con Ciro dopo l'inizio del secondo tempo e sì, è peggiorato. Tu mi ricordo l'anno scorso dicesti si aprono buche, pare quasi che siano tappe, sai, proprio una parola bestemmia anche a Salerno. La parola tappa, non la... però dico è proprio da, è come la tappa, è un campo da tappa, diciamo. Un po' sì. E a Zampa